Ritrovare il contatto con la natura tra i sentieri dell'Etna, cullati dall'arte magistrale di Alfio Bonanno, sorseggiando pregiati vini milesi. Con questi ingredienti, il progetto culturale di Mind Art alle radici ha conquistato gli ospiti della Vinimilo 2020, celebrando, sotto l'egida del vulcano, l'originale connubio tra arte, natura e vini d'oro. Alle radici è un percorso artistico-naturalistico che si snoda lungo alcune cantine del territorio milese. Attualmente sono solo due le cantine coinvolte, ma è un progetto più ampio che prevede che Alfio Bonanno, che è un artista di origini milesi, nato a Milo 75 anni fa, ma da tempo vive in Danimarca, venga in residenza artistica ospitato dalle cantine e qui sul territorio di Milo lasci delle installazioni. E quindi un tornare alle sue radici e allo stesso tempo permettere lui di lasciarne delle nuove attraverso l'arte. Ai vigneri in particolar modo sono dei nidi sull'albero. L'installazione si chiama Intrecci, risale a novembre del 2019 e un po' racchiude l'idea più intima del nido come casa e come ritorno alle origini. Qui invece questa installazione alle nostre spalle si chiama Incontro di vite, abbiamo voluto giocare con il doppio significato vita-vite e sono delle vecchie viti dismesse, anche centenarie, che sono state recuperate, trattate e installate su questa parete in maniera del tutto armonica, così come sono le installazioni di Alfio Bonanno, esponente internazionale della Land Art, le cui opere non vogliono violare l'ambiente, ma vogliono accostarsi armonicamente ad esso e valorizzarlo. Grazie al progetto Alle Radici, i partecipanti hanno potuto conoscere Alfio Bonanno, protagonista internazionale del movimento Arte e Natura, e le sue installazioni nelle due cantine di Milo, Eris I Vigneri e Barone di Villagrande, che hanno aderito all'iniziativa, ripercorrendo per tappe, ammirando la semplice bellezza dei vigneti, la sua vita straordinaria, dal trasferimento a soli 4 anni da Milo in Australia, al ritorno in Sicilia, poi Roma e la Danimarca, dove risiede da più di 40 anni. Il tutto osservando le installazioni, intrecci, ovvero rami di castagno e di noce, tralci di vite, fil di ferro ed erbe aromatiche che danno vita a splendidi nidi posizionati sugli alberi nei vigneti dell'azienda I Vigneri, come se ne fossero appendici che possono diventare riparo per gli uccelli e altre specie animali che vorranno abitarli. E incontro di vite, ovvero viti, fil di ferro e acciaio a formare un grande quadro sulla parete d'ingresso dell'area predisposta alla moderna vinificazione dell'azienda Barone di Villagrande, dove, scoperti i segreti delle cantine, i partecipanti hanno potuto degustare vini pregiati osservando il tramonto. Il progetto lega noi, la cantina di Salvo Foti in questo momento, ma è un progetto ancora in divenire che si è fermato per ovvi motivi, ma che andrà poi a vedere altre installazioni su tutto il territorio di Milo, nelle altre realtà che sono nate o stanno strutturandosi su questo territorio, ed è una fortuna avere il maestro Bonanno che realizza queste creazioni usando anche il materiale del territorio, dandogli nuova vita e dandogli comunque un'identità anche storica. Nell'opera che abbiamo qui c'è veramente la storia, la transizione, al di là di ciò che si va a vedere poi sull'opera, ma si vedono proprio fisicamente le viti, come sono cambiate, come è cambiato il metodo di allevamento, ed è una cosa importante, ci permette di dimostrare agli ospiti anche questa evoluzione, questo radicamento dell'azienda nel territorio. Ecco, la nostra è un'azienda storica, per cui ci fa solamente piacere avere qualcosa di simile qui. Il progetto culturale Mind Art alle radici, mostra diffusa di Alfio Bonanno, è stato patrocinato, oltre che dal Comune di Milo, dal Parco dell'Etna, da Strada del Vino e Sapori dell'Etna e da Legambiente Catania.